Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo sarà il primo video di LearnMass. Se non avete letto l'aggiornamento, vi spiego brevemente che cos'è LearnMass. Di solito nel mondo di YouTube, durante il mese di dicembre, i vloggers fanno il vlogmas. Quando un vlogger fa un vlogmas, significa fare e pubblicare un video per ogni giorno di dicembre, fino alla vigilia di Natale. Sono differenti versioni di Vlogmas, c'è chi lo fa tutti i giorni fino al 31 di dicembre, c'è chi lo fa tutti i giorni da lunedì al venerdì, ma è un modo per far sentire il vlogger un po' più vicino agli spettatori durante il periodo di Natale e di regalare un po' più di contenuti agli spettatori. Io ho deciso di cambiare questo Vlogmas in LearnMass. Perché il vlogmas non avrebbe molto senso nel mio caso, in quanto la mia vita è abbastanza simile tutti i giorni, non è particolarmente movimentata. Per questo motivo ho pensato fosse una bella idea cambiare vlogmas in learnmas. Mas sta per Christmas, ma mi piace molto il gioco di parole che c'è con learn e mas, perché mas in spagnolo significa più o di più, quindi imparare di più. Dunque, questo mese di dicembre, dal lunedì a venerdì fino al 24 di dicembre, pubblicherò una lezione di massimo 3 minuti, di modo tale che sia anche un po' più veloce per voi ascoltarla ed imparare qualcosa di nuovo. Spero che questa iniziativa vi piaccia, ma soprattutto spero che vi aiuti ad imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. In questo caso, ovviamente, il video durerà un po' di più di 3 minuti perché sto facendo questa introduzione. Dal prossimo video saranno tutti dei video più corti. Iniziamo quindi con il primo LearnMass di italiano. Nella lezione di oggi impariamo la differenza fra due verbi importantissimi, il verbo fare e il verbo rendere. Entrambi questi due verbi significano to make, però si usano in maniera differente. Fare è forse il verbo più utilizzato nella lingua italiana, la traduzione è to do o to make. Infatti, fare significa creare qualcosa, per esempio, faccio una torta, I make a cake, I create a cake. Se seguito da un verbo all'infinito significa causare. Se vediamo per esempio l'espressione far arrabbiare, significa to make someone angry, to cause anger in someone. Per esempio, faccio spesso arrabbiare mia sorella. Faccio spesso arrabbiare mia sorella. I often make my sister angry. Ed è proprio in questo caso che voglio fare la distinzione con rendere, perché anche rendere significa causare. Però è spesso accompagnato da un aggettivo. Rendere infatti significa causare, ma significa causare un'emozione, un sentimento, uno stato d'animo, raggiungere un determinato stato di benessere o di malessere. Vediamo una frase. Quello che mi rende più felice è stare con la mia famiglia. Quello che mi rende più felice è stare con la mia famiglia. What makes me the happiest is being with my family. Come vedete, rendere in questo caso è seguito dall'aggettivo felice, significa causare felicità. Un'altra frase: il figlio rende la mamma orgogliosa. Il figlio rende la mamma orgogliosa. The son makes the mom proud. Come vedete, anche qui rendere viene utilizzato insieme all'aggettivo orgoglioso, orgogliosa, proud. Quindi causa dell'orgoglio nella mamma. Un ulteriore utilizzo di rendere è to return, restituire qualcosa. Voglio rendere questo telefono perché non funziona bene. Voglio rendere questo telefono perché non funziona bene. I want to return this phone because it doesn't work well. In questa frase, ovviamente, possiamo sostituire rendere con restituire. Voglio restituire questo telefono. Ci sono poi delle espressioni idiomatiche che utilizzano il verbo rendere. La più famosa forse è rendere l'idea. Rendere l'idea significa spiegare qualcosa in maniera appropriata. Per esempio, non so se il mio messaggio ha reso l'idea. Non so se il mio messaggio ha reso l'idea. I don't know if my message explained well what I wanted to say. Questo è il significato di rendere l'idea. È tutto per questo primo LearnMass. Spero che il video sia stato utile. Spero che abbiate capito le differenze principali fra fare
e rendere. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!